A 2 settimane dall'inaugurazione della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, l'amministrazione comunale di Mogoro e gli organizzatori tracciano un bilancio dell'evento. L'edizione 2020, la 59esima, ha registrato un afflusso record, superiore a quello dello stesso periodo dello scorso anno. Al 23 agosto si segnalano 4.283 ingressi, 450 in più rispetto al 2019 e 1.800 in più rispetto al 2018, con un volume di affari che supera i 100.000 euro. Un risultato di cui essere orgogliosi, considerato il periodo negativo che sta vivendo il comparto turistico, è le norme sulla sicurezza per il contenimento del Covid-19. Stiamo vincendo una scommessa decisiva per il nostro territorio e non solo. La Fiera dell'Artigianato Artistico si conferma un vero e proprio grande evento in Sardegna, sottolinea il sindaco di Mogoro, Sandro Broccia. Le somme le tireremo il 6 settembre, il giorno della chiusura della manifestazione, ma questo risultato parziale è davvero straordinario. Lo è soprattutto se si considera che l'allestimento di quest'anno è stato pensato, concepito e realizzato in piena emergenza Covid. Ci abbiamo creduto nonostante le difficoltà e se la fiera si consolida come un appuntamento di eccellenza, il merito è di tutti. Fondamentale si è rivelata la scelta di consentire ai visitatori di prenotare la visita online. Quest'anno si è investito molto sulla rete, il sito è stato completamente rinnovato, i contenuti arricchiti, si può visitare virtualmente l'allestimento a 360 gradi e si può interagire direttamente con gli artigiani presenti in fiera. Le visualizzazioni in 2 settimane sono aumentate del 232% rispetto al 2019 e i nuovi utenti sono stati quasi 10.000. La mostra mercato rimarrà aperta fino al 6 settembre. L'obiettivo, si auspica il sindaco Broccia, è di poter confermare alla chiusura i dati positivi registrati fin qui